Ed eccoci qua, pronti per un nuovo oroscopo. 3 agosto, bentrovati da Mauro, l'almanacco San Lidia di Filippi. I compleanni nati oggi, l'economista italiano Tito Boeri è nato il 3 agosto del 1958, una brava cantante degli Scancanensis, lei si chiama Skin, ed è nata il 3 agosto del 1967. Il proverbio, e poi subito i nostri segni, talvolta ci consola anche sul mezza parola. Ariete, l'atmosfera intorno a voi continua ad essere festosa e deliziosamente elettrizzante, poiché in questo periodo irradiate generosità, ardire e buona disposizione d'animo. Anche il partner sarà contagiato stasera dalla vostra vitalità. Toro, è alla vostra testarda caparbietà che dovete gran parte del vostro successo. Mettete quindi a tacere con determinazione chi si arroghi il diritto di vantarsi d'avervi aiutato. Dovete ringraziare solo voi stessi. Gemelli, oggi le stelle vi consigliano di solleticare la vostra vanità personale, trascorrendo il pomeriggio a fare shopping in città, con tante divertenti compere e acquisti. Serata rilassante con chi amate. Cancro. Non prendere impegni ora è una regola aurea, cui dovreste attenervi costantemente, perché la stanchezza accumulata è tanta, il fisico ha bisogno di relax, prendetevela calma. Leone. La vostra attuale scarsa loquacità renderà spinosi e difficili i rapporti interpersonali e quelli con il partner, che invece è in vena di allegre chiacchiere, di intenso dialogo e di costruttivi scambi di idee. Vergine, c'è una paroletta magica, una paroletta che apre tutte le porte, rende i visi intorno a voi sorridenti e vi circonda di positivi consensi. Sapete qual è questa paroletta magica? Si tratta di un semplice grazie. Ogni tanto sforzatevi di pronunciarla. Bilancia, ultimamente pare soffriate del complesso di Cenerentola. Vi sembra che tutti vi sfruttino, vi emarginino, non vi valutino per quello che valete. Ora i pianeti vi aiuteranno a liberarvi dal vittimismo. Scorpione, la visita di un caro amico in serata che ha parecchie novità positive da raccontarvi è la nota più felice di tutta questa giornata. La vostra salute e quella di un familiare sono in netta ripresa. Sagittario, una cura di ginseng, di tisane di rosmarino, di decotti di verbena e tiglio sarebbe l'ideale per ridarvi vitalità e per aiutarvi adesso ad affrontare la stagione calda al meglio delle vostre possibilità fisiche. Siete un po' giù. Capricorno, insistere sulla programmazione e sulla responsabilizzazione nel lavoro significa fare piazza pulita di situazioni di comodo. Significa rimboccarsi le maniche e ricominciare da capo, magari con maggiore entusiasmo. Acquario, oggi pretendete troppo da voi stessi e da chi vi vive accanto. Scatenerete ansia e tensione nel partner e nel parentado. Saturno vi fa severi, ma guardate bene a non esagerare con chi non abbia lo stesso senso del dovere. Pesci, la giornata è all'insegna dell'originalità, dell'urgenza creativa che investe i più fantasiosi tra voi. Chi si occupa di arte solo per hobby oppure in maniera professionale attraversa una felicissima fase di intensa creatività.